Eccomi, arrivo. Scusate, un po' di pacchi, fatica questa vita. Hey, ciao a tutti! Sono sommerso dai pacchi, come al solito. Come sapete, questo è un unboxing post Amazon Prime Day 2020. C'è anche qualcosa che non ha niente a che fare con Amazon Prime Day, però lo buttiamo dentro perché tanto credo che queste giornate di offerte, diciamo, siano solo una mossa di marketing per poter convincere di più le persone un po' più indecise a fare acquisti, ma in realtà, come sapete, su Amazon ci sono veramente sempre offerte, si possono trovare sempre delle buone occasioni. Quindi purtroppo. Innanzitutto c'è un pacco di Zalando che non ha niente a che vedere con l'Amazon Prime Day, perché Zalando è tutta una cosa a parte. Devo dire la verità, io acquisto da anni acquisto cose su Zalando, felpe, tute, scarpe. L'unboxing qui è molto semplice, si tira. Allora, ci sono un paio di cose carucce, partendo da questa felpa che meravigliosa. Io amo le felpe, adoro le felpe. È del marchio di Zalando, però era molto molto carina la, diciamo, la composizione, il colore, vedete? Azzurrino, che non è un azzurrino, sì, è un verde acqua. Ho preso questo pantalone, vabbè, che non so quanto vi possa interessare. Pantaloni che sono tipo jeans, ma non è jeans, ma è un tessuto, sono elasticizzati, vedete? Non hanno nemmeno il bottone, la cerniera, perché sono tipo tute. Però sono un po' più eleganti delle tute se devi uscire a fare... Cioè, a parte che di sti tempi, ma dove vuoi uscire, ragazzi? Ma di sti tempi? Stammosi a casa la sera, per favore, perché sennò qui a lavorare non se ne parla proprio più. La musica, concerti, eventi, teatri, feste di piazza, feste dei patronali. Lasciamo stare proprio, ormai non se ne parla proprio più a lavorare. Però ragazzi, almeno tuteliamo la salute. Guardate qui che roba. Pantaloncino 2020-21 della Roma. La figata di questo pantaloncino che ha le tasche con le cerniere. Guardate qui. No, cioè, capito? Quando vado a correre, metto le chiavi della macchina o le chiavi di casa qua dentro, le chiudo. Ah. Questa è caruccia. Bella Nike, bella Roma, forza Roma come sempre. Forza Roma, forza Lupi, sono finiti i tempi cupi, si spera, non lo so, comunque. Allora, questo era solo un aperitivo, adesso passiamo al sodo, passiamo un po' al Prime Day di Amazon. Ecco qua, apriamo. Allora, questo qui... Ah no, ok, siamo partiti subito a bomba. Allora, queste sono due RAM della Crucial. Sta arrivando una cosa davvero figa, davvero costosa. In ogni caso vi consiglio le Crucial in generale se dovete fare un upgrade al vostro Mac. Sono veramente delle RAM ottime per Apple. Apriamo, olè! Oh, qui c'è una cosa figa. Perché mi sono rotto le scatole ogni volta quando la sera mi metto a letto di avere quel cavetto dell'iPhone corto. Ho preso un cavetto da 2 metri. Comunque questi sono Rampau, penso che si dice così, Rampau, una cosa del genere. Sono dei cavetti ottimi, ce n'ho uno in macchina benissimo. C'è questa tipo questa stoffa, non lo so com'è, comunque molto molto resistente. Ora l'ho pagato 7 euro, però intorno sta sempre intorno ai 10 euro, non più di 10 euro. Ah, guardate che roba! Che lusso! Pacco leggermente più grande. Allora, qui abbiamo una cosa molto figa. No, l'apro dopo. L'apro proprio alla fine per chiudere. Apro prima questo che è una cosa un po' più leggera. Olè! Allora, innanzitutto ho acquistato delle guarnizioni per la caffettiera. E finalmente è andata in sconto questa Philips Living Colors Bloom White. Non so. Pagata 29 euro invece di 45. Potevo rinunciare? Potete dimmerare la luce, potete cambiare colore, potete impostare delle cose, credo, sì. Guardate qui che roba! Anzi, adesso che vado in studio, magicamente ci sarò io dal futuro che avrò acceso e testato questa lampada in studio. Vediamo anche che effetto fa in studio. Allora, qui Ubaldo dal futuro che vi parla. Ho installato la lampada in studio, perché sarà questa la sua destinazione. Questa è la luce che fa, non è tantissima, però vedete l'ambiente già con i LED che ho. Ovviamente si arricchisce leggermente di più, è ovvio che se accendete tutte le luci un po' scompare, no? Perché insomma la potenza non è tantissima, è comunque un 8 watt, quindi insomma non è potentissima la luce. Girando possiamo cambiare il colore, ora va sul giallo, inizia ad andare sull'arancione, poi il rosso, viola e ritorna sul blu.
poi vedete qui sopra e sotto si può dare più e meno intensità, però secondo me in un ambiente non troppo grande, piccolo, ci può stare bene, quindi approvato. Ho questo pacco che ho già aperto prima, però ho fatto scavicchi ma non apra, ma in realtà l'ho aperto perché lo volevo tenere alla fine. Voi sapete che io faccio musica, mi occupo di musica su questo canale. In questo Prime Day 2020 c'erano queste cuffie della Audio-Technica, davvero davvero best price, pagate 99 euro invece di 130, insomma grosso modo quello è il prezzo di listino. In realtà già sono pieno di cuffie in studio, anche abbastanza costose, però siccome me ne hanno parlato talmente bene di questa cuffia che praticamente viene considerata la cuffia di riferimento in qualsiasi studio, che sia home studio, che sia studio professionale, eccetera eccetera, già si presenta bene con la sua custodia, bella, bella, questo è il suo case, già si vede che è una cosa un po' più figa. Andiamo ad aprirle. Allora, questa qui è una cuffia chiusa da monitoring, però molti ci mixano anche dentro, per il mastering non va bene per fare mastering, però molti ci mixano e ovviamente questa è da monitoring quando dovete per esempio registrare le voci e praticamente non avrete nessun ritorno audio nel microfono perché queste ti isolano benissimo. Poi insomma hanno sta forma molto molto ergonomica, dovrebbero essere anche abbastanza comode, vedi, si aprono anche qui, si adattano left and right. Oh, wow, wow, cioè sono morbidissime, sono stracomode ragazzi, non essendo però delle cuffie semi aperte o aperte non sono totalmente indicate per il mix. Se dovete prendere una buona cuffia audiofila anche, quindi con una certa qualità per fare mix, sicuramente vi consiglio le Sennheiser HD600 o comunque su di lì. Me ne hanno parlato molto bene e credo che sarà uno dei miei prossimi acquisti appena vanno in sconto, insomma, perché costano un bel po'. Quando vi trovate a parlare con un qualsiasi fonico, producer, produttore, eccetera, eccetera, e appunto chiedete, ma senti, ma una cuffia da avere assolutamente, una cuffia non troppo costosa, ma comunque che sia buona, tutti quanti vi consigliano le Audio-Technica M50X, perché sono veramente diventate di riferimento, ma anche per ascoltare la musica, cioè banalmente si può ascoltare la musica normalmente anche qui dentro, e ovviamente dovete un po' vedere il vostro dispositivo in uscita, un po' l'impedenza eccetera, perché poi potrebbero suonare un po' basse, potete avere meno volume. Le proverò, le testerò, magari poi ne parlerò prossimamente, perché sicuramente farò un video dedicato allo studio di registrazione prima del Black Friday, così vediamo se ci sono cose in sconto quest'anno, cerchiamo un po' di anticiparci. Ah, vedete? Vedete? Ho fatto il giretto qui, praticamente non si muove più. Ah, questo è bello. Questo è bello perché a volte in studio cosa succede? Che ci si impiglia, ci si fa, a volte succede un mezzo casino e ci si porta indietro tutti i cavi, le cuffie, se a volte si fanno danni, mi è capitato anche a me. E allora, siamo in conclusione di questo fantastico unboxing. Grazie per aver visto questo video. Come sempre trovate tutti i link delle cose che ho acquistato in descrizione. Se vi va passate dai miei link, perché così insomma voi non pagate niente di più, però a me Amazon mi dà una piccolissima percentuale, insomma mi offrite un caffè virtuale con i vostri acquisti. E niente ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciatemi anche un like solo per incoraggiamento. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che è molto importante per continuare a seguire i video futuri. Io sono anche su Instagram, quindi in descrizione trovate anche il mio link a Instagram, quindi seguitemi anche su Instagram, magari nelle storie, nelle cose ogni tanto vi do un po' delle anteprime sui prossimi video. E niente ragazzi, io vado a giocare un po' con tutta sta roba, ma io mi sento veramente un bambino. Adesso vado a provare la maglia della Roma, ma soprattutto vado a fare un buon caffè. Ciao!